Ed eccoci qui all'interno della chiesa parrocchiale Santa Maria Cuginas, Madonna delle Grazie, in compagnia con Giovanna Maria Cosso. Giovanna Maria, grazie della tua disponibilità come sempre, presentaci il lavoro che andremo a vedere adesso. Allora, buonasera a tutti. La comunità parrocchiale di Santa Maria Cuginas, che è composta da un gruppo di giovani e anche da tanti altri fedeli che si sono resi disponibili, vi presentano una rappresentazione teatrale del presepio vivente inerente a questo anno 2016. Allora, ci siamo organizzati ricreando gli ambienti di quel periodo, così come ha fatto San Francesco a Grecio nel 1223. Però inizieremo il tutto l'8 dicembre in occasione dell'Immacolata, dove l'angelo Gabriele annuncia a Maria che diventerà la madre di Gesù. I personaggi di questa occasione saranno ovviamente Maria, che diventerà appunto la madre di Gesù, e le verrà offerta dall'angelo Gabriele una candela, che è la candela dell'Avvento, della corona dell'Avvento, e poi Giuseppe l'accenderà insieme a tutte le altre corone di questo Avvento. Il tutto verrà fatto durante la funzione religiosa per eccellenza, cioè la messa, e prima dell'Eucaristia porteranno i doni proprio per svolgere il momento eucaristico, e li riceverà il sacerdote parroco Don Francesco Tamponi insieme a Don Taddeo, che è il suo collaboratore. Quindi vi ringrazio anche a voi per averci contattato e speriamo, insomma, che il tutto vada nella maniera migliore possibile. Allora, senz'altro, Giovanna Maria, un percorso fatto di tappe. Si inizia praticamente, come tu ci hai accennato poc'anzi, proprio oggi, l'8 di dicembre, proseguire poi il 24 di dicembre notte e finirà poi il 6 di gennaio, ovvero sia il giorno dell'Epifania. Sì, esattamente, saranno questi tre giorni fondamentali proprio, dove ci saranno le rappresentazioni con tutto quello che è avvenuto a Betlemme, la notte del 24 con la nascita di Gesù, e poi andrà a culminare il giorno 6 con l'arrivo dei Magi alla capanna. Un gruppo di giovani che, insomma, si è reso disponibile, e questo ci fa enormemente piacere, perché, insomma, anche la Chiesa aveva bisogno di queste persone. Grazie a tutti. In occasione della festa dell'Immacolata Concezione, il neonato cuore Santa Maria Cuginas avrebbe piacere che lo stesso venisse intitolato alla memoria di Nuccia Tamponi, che tanto impegno e tempo aveva dedicato a questa istituzione. E questo è il logo che abbiamo preparato per il coro. Thank you.
Diamo la parola adesso a Gabriele, che qui è a mio fianco, che farà la parte di? San Giuseppe, il padre di Gesù. Bene, siete un gruppo di giovani. Quanti in tutto che partecipate a questo presepe? 30. Una trentina di ragazzi che parteciperemo a questo presepio vivente. Bene. A questo punto andiamo a conoscere due personaggi qui al mio fianco, che sono? Angela Gabriele. E poi la mia destra? E io interpreto Maria. Allora, in questa occasione quindi farei la parte di? Dell'Angela Gabriele. E annuncia Maria l'8 dicembre, cioè oggi, annuncia Maria che sta aspettando Gesù. Bene, mentre Sara? Io faccio la parte di Maria, che in questo caso riceverà l'annunciazione dell'Angelo Gabriele che oggi mi dirà che aspetterò Gesù per il 24 notte, 25 per lo più precisamente. Bene, ci diamo appuntamento quindi al 24 notte.